150 anni della fondazione dello Stato Italiano saranno ricordati in molti modi, ma quello che a me fa particolarmente piacere è partecipare a questa cosa, di celebrare la fondazione dell'Italia attraverso un oggetto di design. Sansone era un tavolo che si era fatto con Cassina anni fa, l'idea di farlo partecipare a questa commemorazione dell'Italia credo che sia il fatto che all'epoca una delle versioni di questo tavolo era proprio una versione tricolore. 61. Perché? Perché l'Italia è un nome femminile e i 61 tavoli parlano di 61, questa signora che è stata creata o fondata e che ha preso vita nel 1861. E i 61 tavoli ricordano appunto l'anno della fondazione. Sono pezzi unici, ognuno di uno diverso dall'altro, singolari, che parlano della stessa cosa, celebrare il nostro paese. Sessantuna è una vastissima opera unica al mondo, frutto del connubio tra l'artista Gaetano Pesce e l'arte del fare di Cassina. Un'opera unica e unitaria. 61 tavoli, 61 oggetti autentici, simili e diversi. Ognuna di queste opere è un pezzo ideale dell'Italia. Messe tutte opportunamente insieme, ricostruirebbero il suo profilo inimitabile, un'Italia di 25 metri per 20, con la sua terra, i suoi mari e le sue isole. Ogni tavolo 61 è composto di resine innovative, colate nei tre colori della bandiera italiana, con un processo di produzione assolutamente all'avanguardia, che consente di ridurre il peso complessivo e di ottenere miscelazioni casuali e affascinanti che rendono ogni tavolo un'opera originale. Particolare e curioso, le gambe del tavolo sono completamente indipendenti una dall'altra, permettendo una libertà di orientamento che contribuisce ancor di più all'originalità di ogni singola opera. Il design è fatto per il mercato. Il mercato sono i nostri simili. La Cassina lavora per queste persone e lavora sapendo che queste persone hanno la capacità di capire l'autenticità. La mia esperienza con questa compagnia è che la fabbrica era diventata un luogo di cultura, fantastico. Come era nel Rinascimento, la bottega dell'artista dove lavoravano decine e decine di persone assieme all'artista che magari era Michelangelo, era la fabbrica di oggi. E da Cassina io ho provato spesso a discutere con le persone che lavoravano in questa compagnia di discutere non tanto di fatti, diciamo, di mercato banali, ma quanto di fattori culturali. I nostri interlocutori verranno dai quattro angoli del mondo. Perché? Perché con Cassina io lavoro con un'industria che ha un mercato mondiale. Quindi questa unità dell'Italia sarà frantumata in giro per il mondo. Però idealmente un bel sogno sarebbe un giorno di vederli tutti uniti in un unico spazio e rivedere questo insieme dell'Italia, della tavolata dell'Italia, rivederla che celebra l'unità di questo paese.